un'altra iniziativa, un'iniziativa che unisce estate e solidarietà, il condominio. Voi vi chiederete, no, insomma, il condominio non è proprio un luogo ideale di vacanza e, come dire, rilassatezza. Molto spesso si associano i condomini a liti furiosi. Ebbene, in questo caso le cose stanno assolutamente in modo al contrario appunto di un altro stereotipo. Si parla addirittura di condomini solidali. Guardate. Siamo qui in questa saletta condominiale dove nasce il progetto Condominio Solidale. Praticamente il nostro fine è quello di essere un supporto per le persone anziane, è situata qui nel quartiere Coglianiene in via Virgilio Melandri. In questa saletta noi siamo a disposizione, ecco, la nostra parola chiave è disponibilità. Essere disponibile per le persone che hanno bisogno. Siccome ho avuto un intervento al piede, per esempio per fare la spesa, più di una volta ho chiesto e appunto me l'hanno portata a casa. È stata scelta questa zona perché ci sembrava idonea attraverso una mappatura del territorio che avevamo già studiato come Caritas per il possibile recupero di queste situazioni, no, all'interno dei condomini, dove l'uno diventa risorsa per l'altro senza dover necessariamente rivolgersi all'istituzione e quindi ottenere risposte in alcuni casi anche molto tardive. Io sono Carmen, è un anno che vengo qui, mi chiamano la sentinella perché mi do da fare qua e là. Gli eventi che abbiamo fatto sul genere alimentare, abbiamo aiutato anche i terremotati di Amatrice. Poi io vengo qui, facciamo i lavoretti, si vendono per contribuire a queste cose, qualsiasi cosa che c'è, che ne so, andare a fare la spesa una persona e io ci vado. Loro mi fanno un biglietto, le persone, io vado lì, faccio la spesa e gliela porto. Mi sono data da fare per far pulire tutto qua fuori. Da quando abbiamo rimesso l'illuminazione è nato poi l'altro evento, che è quello di risistemare la fontana che erano più di 20 anni messa in un certo modo, malandata, e quindi siamo riusciti tra di noi a sistemarla, a dargli una pitturata, una sistemazione abbastanza gradevole. Poi abbiamo messo anche delle piantine intorno.